questo zucchero grezzo è nostrano. Si chiama così perché è nostro. Perché arriva da qui, non da paesi lontani. È nostro perché si prende cura della nostra terra e delle nostre api. Perché sperimentiamo un'agricoltura sempre più sostenibile. È nostrano, l'unico zucchero grezzo di Barbabietola 100% italiano. È nostro, ma è anche tuo. Che come noi ci metti impegno e attenzione. Italia Zuccheri. Coltivatori con cura. Io mantico e chi pensa che un buon yogurt sia fatto con buon latte 100% italiano, come quello di Yomo. Uno iomantico troverà che Yomo è più cremoso delle nuvole. E nel vasetto di carta riciclabile vedrà una favola, la sua preferita. Chiamatele pure iomanticherie, ma sono loro a rendere la vita più bella. Yomo, lo yogurt iomantico. Benvenute telespettatrici, benvenuti ai telespettatori di TRC Bologna. Riparte oggi Bristol Talk per la stagione 2023, il nostro programma di approfondimento culturale qui su TRC Bologna, canale 15, che ci porterà fin verso l'estate. Come al solito e come promette la nostra sigla, parleremo di cultura, di economia, di società. E lo faremo a partire da oggi da un tema che rispetta davvero questa promessa, perché parliamo del supercalcolo e sappiamo quante sono le dimensioni che sono attraversate dalle implicazioni delle grandi infrastrutture di calcolo che hanno trovato casa qui a Bologna e che interessano certo l'economia, certo la società tutta, ma che guardano in particolare un orizzonte culturale che deve in qualche modo fare i conti anche a livello cittadino, anche a livello civico, con queste nuove tecnologie. Parliamo di big data, parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo in dialogo con i nostri ospiti, a partire da Matteo Lepore, sindaco di Bologna, dal professor Luciano Floridi, lo conoscete bene, filosofo dell'informazione, già più volte nostro ospite, da Francesco Profumo, che ha tante cariche ma è qui oggi in qualità di presidente della Fondazione Bruno Kessler di Trento, e ve la presenteremo nel corso della nostra trasmissione. Intanto grazie davvero a tutti e tre per essere qui con noi, benvenuti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Dunque, sindaco Lepore, partiamo da lei. Allora, qui a Bologna il supercalcolo possiamo dire che sia al contempo una tradizione e una novità, nel senso che se andiamo a vedere la storia del Cineca, i supercalcolatori è stato questo centro, questo consorzio interuniversitario che ha sede qui a Bologna, insomma, non sono una novità, risalgono agli anni 60, alla fine degli anni 60, quindi anche negli scorsi decenni in qualche modo abbiamo avuto un primato. Di recente però, come poi ci aveva anticipato proprio nella nostra trasmissione Francesco Ubertini, il presidente del Cineca, è arrivato Leonardo, che apre grandi
prospettive, che conquista un primato a Bologna a livello europeo, e però poi a Bologna, come dire, il tema non è più di nicchia, le persone comuni incominciano a chiedersi tutta questa capacità di calcolo per fare cosa? Quali prospettive apre per la città? Per noi il computer Leonardo apre un orizzonte è solo l'inizio di un lungo percorso attorno al quale siamo tutti impegnati ad investire, e la scelta di Bologna non è solo quello di investire sulle infrastrutture e la tecnologia, ma tutto quello che vi sta attorno. In particolare l'impegno della città è quello di riuscire a essere una città all'avanguardia anche nell'ambito della ricerca e dell'applicazione su tutte le filiere del dato, ma anche dal punto di vista della umanizzazione e della democratizzazione, quindi del coinvolgimento della comunità e delle varie applicazioni. Ne dico una di grandissima attualità. Fino a ieri siamo stati incollati alla televisione e sui cellulari ad ascoltare le notizie rispetto a questo arresto importantissimo che vi è stato di questo boss mafioso Messina Denaro. Avremo sicuramente letto oggi su tutti i giornali che, ad esempio, ormai le mafie sono quasi tutti cyber mafie, e che quindi è molto importante capire come riuscire a scovare le reti internazionali dentro le tecnologie e il digitale. Ecco, avere questa grande capacità di calcolo apre un orizzonte, permette a tutti di comprendere e di capire in che mondo siamo entrati. Questo mondo è già dentro di noi, non lo sappiamo, ma sta a noi adesso dominarlo, investirci sopra e far sì che sia accessibile a tutti. E Bologna ha questo grande ruolo, questa missione. Grazie Sindaco. Professor Luciano Floridi, allora sappiamo che c'è un investimento importante, ormai davvero anche non più solo economico, ma di aspettative sulle potenzialità del supercalcolo per Bologna, per l'Emilia Romagna, insomma anche per i territori. Però poi in questi mesi, da quando si è cominciato a parlare dell'arrivo del supercomputer, si è cominciato anche a sollevare un'obiezione: ma non ci sarà il rischio che poi il territorio sia il grande escluso, che queste tecnologie stiano a Bologna ma poi riguardino progetti che sono sovranazionali, che riguardano le multinazionali, che riguardano le istituzioni europee, ma poco poi il territorio? Allora io le chiedo a quali condizioni il territorio può non rimanere escluso? Allora, innanzitutto bisogna essere un po' onesti e dire che il rischio c'è. Ovviamente una grande struttura, una grande istituzione rischia di parlare con altre grandi strutture e altre grandi istituzioni. Quindi è più facile che Bologna parli con Oxford o con Yale piuttosto che magari con Ravenna. Questo è un peccato e non dovrebbe essere così, e ci sono già alcune misure in corso, e lo si fa attraverso un rapporto di interfaccia tra questa grande istituzione, queste grandi tecnologie e le necessità più locali, ad esempio della piccola media impresa, ad esempio in Emilia Romagna o in città. E questo abbiamo una istituzione che fa questo lavoro, si chiama IFAB, è una fondazione, è già attiva da molto tempo, lavora bene, e io inviterei tutte le persone interessate a poter lavorare con queste straordinarie tecnologie a veramente farsi un po' vive e interagire con la fondazione. Parlo in quanto anche presidente del Comitato Scientifico Internazionale, perché è questo proprio il nostro fine, cioè quello di assicurare che questa interfaccia ci sia e funzioni bene. Ecco, grazie professor Floridi. E tra i progetti che uniscono innovazione e al contempo vicinanza al territorio c'è quello del gemello digitale, insomma la ricostruzione con i sistemi digitali della città per poter sperimentare politiche pubbliche, per analizzare meglio i problemi, per analizzare meglio anche le conseguenze dell'attivazione di determinate politiche. Allora, se c'è un ritratto della città, poi c'è anche un ritrattista, e in questo caso stiamo parlando della Fondazione
Bruno Kessler, presieduta da Francesco Profumo. Prima di andare però dal presidente Profumo, vorrei mostrarvi il servizio che abbiamo realizzato a Trento presso la fondazione che realizzerà questo modello digitale, questo gemello digitale di Bologna, con l'intervista all'ingegner Paolo Traverso, che si occupa del marketing strategico di Fondazione Bruno Kessler. Lo vediamo e poi torniamo con i nostri ospiti. La Fondazione Bruno Kessler, FBK, nasce negli anni 60, ma il suo grande sviluppo è negli anni 80, quando si decide di investire su due aree che allora erano fortemente innovative e non così conosciute come adesso. Una è l'intelligenza artificiale e l'altra sono i microsistemi. Nei microsistemi FBK è il centro di ricerca che ha una sua Silicon Foundry che produce i chip. Sull'intelligenza artificiale Bruno Kessler chiama un grande dell'intelligenza artificiale che era Luigi Stringa, il primo direttore di FBK, che ha chiamato in Fondazione Bruno Kessler dei guru dell'intelligenza artificiale. Adesso abbiamo dei gruppi su queste aree che sono fra i più riconosciuti e forti a livello internazionale. Noi andiamo su una ricerca disruptive, una ricerca di base, ma la colleghiamo fortemente anche alle applicazioni, quindi all'innovazione. Quindi utilizziamo queste tecniche di cui parlavo prima proprio per avere impatto su quelle che sono le cose più importanti della nostra vita, la nostra vita nelle città, nel benessere delle città o nella salute, oppure nella nuova industria, quella industria 4.0, industria 5.0. Quindi unire questa filiera dalla ricerca all'innovazione fino ad andare sul mercato, naturalmente con grandi alleanze come con Bologna o con grandi alleanze con le aziende, è per noi proprio nel nostro spirito e nella nostra mission di base. E il gemello digitale è una grandissima sfida, no? Vuol dire ricostruire sul computer quello che è una città, ma non solo quello che è una città, quelli che sono i comportamenti delle persone, il sentiment, come le persone vivono la città, per poter prima di tutto analizzare lo stato della città e delle persone come la vivono, ma anche per fare delle simulazioni e capire come si potrebbe migliorare. E soprattutto c'è un terzo punto fondamentale, l'engagement, coinvolgere le persone, i cittadini nel cambiamento, nei cambiamenti che si vogliono attuare. Il governo della città diventa molto più efficace se i cittadini sono partecipi. Tu puoi riempire una città di tutti gli autobus che vuoi, ma se poi i cittadini vanno in auto non c'è niente da fare. Quindi devi anche convincere i cittadini, capire quali sono le soluzioni giuste per loro, e quindi sì, una specie di co-design, no? Di coprogettazione della nuova città che diventa più vivibile, che diventa migliore, dove le persone vivono una vita di più alta qualità. Serve un'alleanza fra Fondazione Bruno Kessler e il Comune di Bologna. Serve perché non è che la ricerca si può fare solo nei nostri laboratori, si deve fare in quelli che vengono chiamati i living labs, cioè i laboratori che escono dal centro di ricerca e vanno nella città, coinvolgono i cittadini, si provano lì le soluzioni e lì si dimostrano che effettivamente hanno un'efficacia. Ecco, Francesco Profumo, che dire a proposito di questo progetto? È un po', come dire, anche un tentativo per Bologna di porsi come apripista con un progetto molto innovativo, quello del gemello digitale, dal punto di vista della Fondazione Bruno Kessler? E innanzitutto si è stabilito quel giusto feeling, no? Tra la Fondazione e il Comune. In fondo perché i progetti possano avere poi quell'anima, e l'anima è quello che ci fa, che fa la differenza, ci deve essere il feeling giusto tra le persone. Ma adesso abbiamo questa grande sfida, ed è una sfida che per la prima volta abbiamo anche in Italia, che è quella di fare il modello digitale di una città. E come diceva Paolo Traverso, questo ha degli elementi che non sono solo di tipo tecnologico, ma sono anche i comportamenti delle persone, piuttosto che il fatto che tra le persone si stabiliscono relazioni. E questo a che fine, in fondo? In fondo per poter osservare con maggiore dettaglio come si stabilisce la vita in una città e come la si può migliorare attraverso interventi
che sono certamente in qualche caso tecnologici, ma soprattutto di accompagnamento delle persone in una nuova modalità di poter vivere all'interno della città. Una città come Bologna, una città che ha questa università di questo valore, che ha decine di migliaia di studenti, è probabilmente il luogo più vivo da questo punto di vista. Quindi credo che questo, che è un primo esempio, potrà diventare un elemento che forse potrà essere riprodotto anche in altri luoghi, in altre città. Forse non avrà la stessa anima però del modello digitale di Bologna. Ecco, perché Presidente, se capisco bene, come dire, ogni gemello digitale ha la sua anima, ci diceva insomma Paolo Traverso, che addirittura l'ambizione non è quella solo di rappresentare dati quantitativi, ma di andare quasi sul sentiment, dice lui, quindi sul sentire della città. Allora io mi chiedo, Matteo Lepore, che cosa si attende l'amministrazione da un progetto come quello del gemello digitale di Bologna? Io credo col gemello digitale, cioè con la copia autentica della nostra città e della città di Barcellona, cosa non banale da associare, noi avremo certo a disposizione dati, e questo in teoria sono, i dati sono già tutti attorno a noi, in ipotesi tutti questi dati li abbiamo già. Il punto vero è che noi potremo interrogare questo gemello quando l'avremo realizzato, e anche in work in progress mentre lo staremo realizzando. Quindi potremo porci delle domande che prima non avevamo modo di porci. Ad esempio ci potremo interrogare sulle previsioni legate al clima o ad esempio alle ondate di calore. Noi abbiamo registrato nell'ultimo anno un aumento di 5 gradi del riscaldamento del clima nella pianura padana. Purtroppo abbiamo visto morire anche persone fragili, anziani in particolare, del più 20% nella città metropolitana e più 13% nel comune capoluogo. Allora noi dobbiamo simulare questi accadimenti per porci delle domande. Cosa possiamo fare per prevenire queste cose? E se interveniamo in un modo, ad esempio aumentando le aree verdi in alcune zone della città, di quanto diminuiamo il calore e come miglioriamo la vita degli anziani, così come come possiamo utilizzare le nostre scuole? E se associamo a questi interventi altri interventi, per esempio per la raccolta delle acque o per la manutenzione del verde, che miglioramenti nel tempo possiamo ottenere? E possiamo aggregare questi dati di volta in volta, e possiamo farlo anche con i partner privati e pubblici della città, perché ad esempio un partner come ERA, che gestisce per noi l'acqua, l'energia, i rifiuti, è molto importante in queste riflessioni. Quindi ci dà anche un metodo nuovo, ci permette di lavorare assieme sfruttando al massimo le grandi capacità che il nostro territorio ha, anche in una chiave industriale, perché noi dobbiamo inventarci strumenti nuovi, tecnologie nuove, sulle rinnovabili o sull'idrogeno, no? Noi, molti ci chiedono, ma state andando sulle rinnovabili, state andando sull'idrogeno? Beh, noi vorremmo fare delle scommesse in questa direzione. Farlo ben dati significa, ad esempio, farlo intuendo delle cose, ma non mettendosi a disposizione dei dati e delle tecnologie e dei piani industriali. Farlo invece con delle previsioni, degli scenari, vuol dire farlo togliersi la benda dagli occhi e fare delle scelte mirate, rischiando il meno possibile e investendo nel punto giusto. Ecco, Presidente Profumo, capisco dalle parole del Sindaco Lepore che emerge la necessità di un'alleanza che, come dire, vada oltre al Comune di Bologna. Fondazione Bruno Kessler deve rivolgersi alla città di Bologna, se così vogliamo dire, cioè a tutti gli attori che fanno l'economia, che fanno la società, che fanno, credo, anche la cultura di questa città. È un'occasione questa? Questa è una grande occasione, e diventerà tanto più vera, tanto più viva, tanto più coinvolgeremo strati della società che sono diversi tra di loro. Attraverso questo modello, se noi dobbiamo fare delle scelte future, per esempio di programmazione, piuttosto che di interventi, invece di farli direttamente in campo, prima potremo provarli attraverso il modello, verificare quali sono gli effetti sulla città stessa e poi decidere che tra anche più opzioni possiamo scegliere quella che meglio corrisponde alle nostre aspettative. È veramente un altro mondo. Potremmo quasi dire che questo potrà diventare un piano regolatore vivo
che consente di ridisegnare la città nel tempo, cercando di limitare al massimo gli errori, perché potremo provare prima di realizzare. Presidente Profumo, è molto chiaro, voglio dire, quando fa riferimento a una prospettiva di governo della città, di come dire, anche di implementazione di politiche pubbliche che guardi al binomio tra amministrazione e tecnologia. Però, professor Floridi, io le chiedo questo: noi siamo in un paese dove le competenze digitali sono, voglio dire, tutt'altro che elevate. Proprio anche l'indice europeo deputato a misurare i gap tra i paesi, insomma, ci assegna un posto in classifica sulla digitalizzazione molto indietro, e se andiamo poi a guardare dentro l'indice vediamo che il problema sta sulle competenze. Allora io le chiedo, professore, che cosa possiamo fare per agire sulle competenze digitali, e se non è troppo aspettarsi anche la partecipazione dei cittadini all'implementazione di soluzioni tecnologiche complesse partendo da queste basi. Sì, quello delle competenze resta uno dei talloni d'Achille del nostro paese, in parte perché le competenze digitali non si creano dall'oggi al domani. Possiamo sempre ovviamente riversare su formazione scolastica, formazione universitaria, il problema che abbiamo appena visto. Detto questo, ci sono anche moltissime altre soluzioni che andrebbero sperimentate. Il mondo, ad esempio, delle cosiddette academies o delle accademie, che sono strutturate anche a livello aziendale, è sicuramente qualcosa che sia Bologna come città, sia in tutta la provincia, in tutta la regione, può fare molto e può dare sicuramente aiuto nel migliorare questo gap che abbiamo rispetto all'Europa e di necessità. Poi aggiungerei, c'è anche una sorta di rapporto tra domanda e offerta. L'arrivo appunto di tutta questa tecnologia, di queste infrastrutture, di queste istituzioni in città genererà anche molta domanda, che motiverà ulteriormente la formazione di una risposta a questa domanda. Allora, non sarei troppo pessimista nei tempi medio-lunghi. Certo, sui tempi brevi, voglio dire, domani e l'anno prossimo succederà forse questo, e chiudo qua. Lo dico, diciamo, un po' sorridendo, perché è un bel problema da avere. Bologna farà un po' da aspiratore, da imbuto per il resto dell'Italia, cioè ci saranno tanti posti e tante opportunità, soprattutto a Bologna. Il rischio, tra virgolette, per chi non è di Bologna, è che ci si muova da altre città, da altre zone meno, se volete, interessanti, per andare a Bologna. Ora, sono sicuro che il sindaco vede questo con occhi diversi. Ben venga averci sempre il problema di essere importatori di competenze. Certo, guardando a tutto il territorio nazionale, se impoveriamo il resto del territorio, questa non è una buona idea. Quindi in tempi brevi faremo da aspiratore a Bologna. In tempi medio-lunghi credo che ci sarà poi la soluzione più istituzionale, più, diciamo, culturale, sociale, che arriverà. Ecco, ci torniamo su questo tema, Sindaco Lepore, però io prima vorrei chiedere, stare un attimo sul tema delle competenze digitali, perché abbiamo qui il presidente Profumo, che in qualità di presidente di FBK, della Fondazione Bruno Kessler, ma non ci dimentichiamo che è anche presidente dell'Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio, che nel 2021, insieme al governo, allora governo Draghi, Ministero dell'Economia, Ministero della Transizione Digitale, inventò questo fondo Repubblica Digitale. E allora è interessante capire come stanno andando avanti i bandi, quali sono gli effetti, come si valuta questa prospettiva. Prego, Presidente. Certamente è una delle iniziative più interessanti nel nostro paese. Il nostro paese, lo sappiamo, ha questo deficit digitale che viene quantificato da questo misuratore che si chiama DESI, e nel corso degli anni abbiamo cercato molte volte di recuperare, ma siamo sempre in fondo alla classifica. Il nostro paese è al 24esimo posto su 27. Nel 2022 è stato firmato questo accordo tra il Ministero dell'Economia, il Ministero dell'Innovazione Digitale e l'ACRI, proprio per costituire un fondo che è un fondo privato alimentato dalle fondazioni di origine bancaria,
con un credito d'imposta che viene riconosciuto alle fondazioni stesse. Il credito d'imposta è di circa 250 milioni e il fondo complessivo vale 350 milioni. Qual è l'obiettivo? È quello di avviare sperimentazioni dal 2022 fino al 2026, quindi al termine del percorso del PNRR, che consentano di creare una serie di piattaforme che possano aiutare i cittadini in modo da accompagnarli verso un miglioramento della loro cultura digitale. Le proposte sono quasi 400 per i due bandi e l'idea è quella di fare una prima sperimentazione che ci consenta di trovare la modalità migliore. Per esempio, il rapporto tra la formazione di tipo diretto in presenza e la formazione digitale. Naturalmente se le persone sono più fragili hanno bisogno di avere una maggiore percentuale di formazione diretta, nel caso in cui abbiano esperienze maggiori, siano più robusti, probabilmente si possono trovare dei mix diversi. Naturalmente le risorse messe in gioco, che pur sono tante, sono una goccia nel mare, quindi alla fine di questa sperimentazione riconsegneremo allo Stato quanto è stato fatto e poi lo Stato, con risorse di tipo diverso, avvierà un percorso che andrà a completare questo percorso di miglioramento delle capacità digitali dei nostri cittadini. Ecco, le risorse sappiamo che ci saranno sul tema digitalizzazione anche grazie al PNRR, è importante però è usarle in progetti che abbiano il massimo impatto. Io chiedo allora al sindaco Lepore di recuperare il tema attrattività. Bologna, ci diceva il professor Floridi, svolgerà un po' il ruolo di aspiratore delle competenze, dei talenti, delle professionalità più evolute sul fronte del digitale. Questo è un bene per la città, certamente ci sono anche degli effetti collaterali. Come si guarda questo tema? Io credo che dobbiamo per una volta adottare un punto di vista almeno nazionale, perché certo Bologna ha già svolto e svolge questo ruolo di attrattore. Pensate che negli ultimi 10 anni la nostra popolazione è aumentata di 15.000 famiglie. Questo significa tanto. Per tanti motivi, non solo per il digitale, chiaramente per un combinato disposto di cose, di crescita, dal turismo ad altre cose. Abbiamo una disoccupazione al 3,4% e sicuramente le nostre imprese, anche del manifatturiero, cercano profili digitali e fanno fatica a trovarli, così come l'economia finanziaria dei servizi. Ma io credo che dobbiamo usare il punto di vista nazionale, cioè appunto possono essere poche città, Bologna e Milano per capirci, che e Torino in alcuni casi, che attraggono certi tipi di competenze, le formano, le sviluppano, ma se noi guardiamo la Bologna, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Roma collegate con l'alta velocità, no? In fondo è un'area urbana del paese con enormi potenzialità. Allora io credo che la grande sfida sia connettere questi punti e far sì che questa cosa che già esiste, connessa dall'alta velocità, diventi anche una politica urbana per l'attrattività del sistema paese. Noi abbiamo il compito di far atterrare a livello locale le opportunità come sindaci, ovviamente ci battiamo per i nostri territori, ma se ci per un momento togliamo la casacca dei sindaci e ci mettiamo quella di asset nazionali e anche sud europei, beh, lo sguardo ci pone delle opportunità straordinarie e quindi davvero io vorrei che Bologna si vivesse così. Poi chiaramente il tema dell'abitare l'abbiamo, ma ad esempio lo avremmo meno se anche altre città se lo ponessero insieme a noi e ci fosse un piano nazionale per la casa. È del tutto evidente che da soli si fa fatica a risolvere questo problema. Intanto però, sindaco, attendiamo tra qualche settimana, poco più di un mese, se ho capito bene, a quanto letto sui giornali, un piano casa bolognese. Sì, noi presenteremo a fine marzo, in 3 giornate, 3 cose fondamentali che c'entrano molto con gli argomenti di oggi. Un piano per l'abitare, il progetto Città della Conoscenza, che è il contenitore di tutte queste riflessioni, anche sull'attrattività e l'urbanistica, e un nuovo programma sui servizi sociosanitari del nostro territorio. Teniamo assieme queste 3 cose che sono attrattività, servizi e qualità della vita. Le teniamo assieme e facciamo il punto in questa direzione.
Ecco, allora a proposito di attrattività, professor Floridi, noi abbiamo visto che lei vola da Oxford a Yale, altra università, come dire, estremamente prestigiosa, tra le più prestigiose del mondo, e chiediamo però se rimarrà anche con un piede in Europa e a Bologna in particolare. Sì, certamente sì, e tra l'altro, come stava giustamente mettendo in luce il sindaco, si tratta di lavorare a livello nazionale e internazionale. Quindi una delle cose che ho sottolineato, in realtà brutalmente negoziato al coltello con Yale, è stata proprio la creazione di un rapporto di scambio robusto da un punto di vista culturale, scientifico, accademico, tra le due università, cioè tra l'università più antica del mondo, Bologna, che poi è al cuore della computazione europea oggi, e una delle università più antiche, tra virgolette, dell'America, delle più prestigiose, per far sì che i due mondi si possano parlare su questioni che hanno a che fare proprio con il tecnopolo e con il digitale, cioè su questioni che riguardano la governance, cioè che cosa ci facciamo con queste tecnologie, e poi gli aspetti etici, legali e sociali. Questo rapporto internazionale, se posso aggiungere un'ultima battuta, andrebbe messo bene in luce, proprio appunto come ha già fatto il nostro sindaco, perché Bologna è ormai una città, sicuramente non può non essere italiana, ma è una città internazionale. Oggi Bologna parla con Bruxelles, parla con Washington, parla con Tokyo e con San Paolo. A quel livello il discorso urbano è fatto anche di scambio di informazioni sulle cosiddette best practices, cioè come si fanno meglio le cose, che cosa hai imparato tu, cosa posso imparare anche io. E quindi, ad esempio, a proposito di tecnologia digitale, il gemellaggio con Barcellona, cioè il fatto che oggi non si parla soltanto, giustamente, tantissimo di twin digitale, di gemello digitale, ma anche di smart city, e che cosa si può imparare dalle smart cities come Bologna, ma anche come Barcellona in Europa, come Chicago o altre nel mondo, Seoul e così via. Ecco, tutto questo vuol dire grande collaborazione, vuol dire collaborazione internazionale, e sentirsi, mi passi un po' la battuta, un po' più cittadini nel mondo e un po' meno in periferia. Questo secondo me è importante, si può fare a Bologna. Ecco, chiedo anche a Francesco Profumo in chiusura se è questa la prospettiva che si adotta a partire dall'osservatorio di FBK della Fondazione Bruno Kessler, tanto più che oggi di competenze e di azioni strategiche sul digitale, voglio dire, parla per prima l'Europa, e quindi quelle competenze che sono proprie di FBK sono sempre più strategiche per il paese. Sono sempre più strategiche, e nel corso di questi ultimi anni FBK è molto cambiata, è diventato un centro di ricerca veramente internazionale. Abbiamo rapporti con le migliori università al mondo, abbiamo ricercatori che dalle migliori università vengono a Trento, e nello stesso tempo i nostri ricercatori vanno a sviluppare progetti in altre realtà del mondo. Ecco, io credo che questo nuovo mondo, questo mondo che ha questa caratteristica delle persone che in parte si muovono, ma in parte lavorano pur rimanendo dove stanno, dove abitano, ma lavorando con gli altri insieme. Naturalmente dovremmo pensare anche al nostro pianeta, e tutte le volte che possiamo evitare di muoverci e quindi di creare delle condizioni che non fanno bene al nostro clima, dobbiamo evitarlo. E questo lo possiamo fare proprio per gli strumenti che ci sono oggi, per le modalità di lavoro, per anche questa nuova cultura, che è una nuova forma di umanità, che ci consente di esprimerci nel modo migliore, anche in condizioni che solo pre-pandemia sembravano impossibili. Sappiamo quanto anche il tema del digitale sia connesso al tema della transizione ecologica, ce lo insegna lo stesso professor Floridi, con il paradigma del verde e del blu che si uniscono, tecnologie digitali e la transizione green. Noi però siamo come al solito rincorsi dal tempo. Io ringrazio di cuore i nostri ospiti di essere stati con noi, Francesco Profumo, Matteo Lepore, Luciano Floridi, grazie ancora. Grazie. E grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti. Mi raccomando, prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, ci trovate qui su TRC Bologna. Grazie ancora.
questo zucchero grezzo è nostrano. Si chiama così perché è nostro. Perché arriva da qui, non da paesi lontani. È nostro perché si prende cura della nostra terra e delle nostre api. Perché sperimentiamo un'agricoltura sempre più sostenibile. È nostrano, l'unico zucchero grezzo di barbabietola 100% italiano. È nostro, ma è anche tuo. Che come noi ci metti impegno e attenzione. Italia Zuccheri. Coltivatori con cura. Iomantico, e chi pensa che un buon yogurt sia fatto con buon latte 100% italiano, come quello di Iomo? Uno Iomantico troverà che Iomo è più cremoso delle nuvole. E nel vasetto di carta riciclabile vedrà una favola, la sua preferita. Chiamatele pure Iomanticherie, ma sono loro a rendere la vita più bella. Iomo, lo yogurt Iomantico.